queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Chiuso per un periodo di tempo indefinito. La Pietra di Borgia, schiavi del demonio! Offro armi meravigliosamente lavorate. Andiamo! E corazze finemente rifinite. Se non finiamo... Che cosa vuoi? Avevi accennato a un senatore. Puoi trovarlo al Campidoglio, non hai bisogno di me. Una volta ucciso il banchiere, voi ragazze dovete riprendervi il suo denaro. Bene. State pronte. Vai, vai! Ultimamente la città è stata invasa da monete di basso conto. Yeah! Vai, vai! Allora, dov'è questo senatore? Buongiorno. Avete sentito? Egidio vuole eliminare le licenze sugli esami. Basta con le ciance! Pagate il debito! Fate un'eccezione per un povero uomo! No! Il banchiere ci ha mandato a riscuotere! Avrò il suo denaro molto presto! È troppo tardi!
un buon samaritano a Roma. Credevo fossero tutti estinti. Senatore Egidio Trock. Non dovrò del denaro anche a voi, vero? Sto cercando il banchiere di Cesare. Cesare Borgia. E voi sareste? Un amico di famiglia. Cesare ultimamente ha molti amici. Purtroppo io non sono tra questi. Posso pagarvi? Ma che meraviglia! Sconfigge le guardie e mi dà anche del denaro. Dove siete stato per tutta la mia vita? Sarà meglio allontanarci. So dove possiamo andare. Si va. Dovrete proteggermi, però. Le guardie non sono molto collaborative. Non so se ci siamo intesi. Qualcuno vi vuole morto. Qualche mese fa, mio fratello Francesco, il ciambellano del Papa... Lo so, non mi fate parlare. Mi ha rivelato i piani di Cesare per la Romagna. Ho scritto all'ambasciatore di Venezia per avvisarlo. Una delle mie missive deve essere stata intercettata. Uniti. Correte in chiesa. Presto. Ma il Senato è inutile, visto che tutto il potere è in mano ai Borgia. Sapete che vuol dire non avere nulla da fare? Ti cambia dentro. Lo confesso. Ho iniziato a scommettere, a bere... E andare a puttane. Ma siete un magro! Avete capito dal profumo sulla manica? Qualcosa del genere. Correte via! Senza voltarvi! Non sono i cancelli! Lo giuro! Non c'entra nulla! Restarne fuori! Bene, i senatori proponevano petizioni bene, su problemi andate. Seri. Crudeltà illegale, abbandono infantile. Ora legiferiamo sulla misura giusta delle maniche femminili. Non voi. Voi chiedete soldi per cause false, così da ripagare i debiti di gioco. Cause false? Andiamo. Sono intenzionato a perseguirle finché sarò finanziariamente in grado di farlo. Avete mai guardato una tomba e pensato è la cosa migliore che avrò fatto in vita mia? Non c'entro nulla. Attendete. Non sapevano con chi avevano a che fare. Qui, avanti. Vi prego, lasciatemi in pace. Wow. E in questo letamaio. Bene, di qua. L'unica fine adatta a te. Datemi un minuto. Restate qui. Seguite. Abbiate pietà di noi. Lasciatemi andare! Dovrei andare a visitare mio fratello.
dietro di me. State vicino. Qui non è sicuro. Continuiamo a muoverci. Dio del cielo, ha perso il segno. Molto bene, grazie. È stato promosso capo della guardia di Luca. Ehi, non siete nella foresta, animale! Non possiamo fermarci qui. Troppe guardie. Avanti! Non siate timidi! Sono qui per voi, stimati clienti! Fermatevi qui. Il consiglio rionale ricorda ai pellegrini in visita di fare attenzione alle strutture fognate. Devo andare. Questo è proprio. Non c'è nulla! No, non lo so. Andiamo. Riposate in pace. Tutte a me devono capitare. Bene, di qua. Aiuto! Sono vostri, divertitevi. Seguitemi. Fermatevi qui. Lasciatemi in pace. Vi giuro, qui. Non c'entra nulla. Ti ho offerto un boccale di buon Chianti per la vostra gente. Se questa colpa mi è stato fatale. Assassino! All'assassino! Di qua. State qui. Vi prego, non uccidetemi. Uniti. Nella morte non siamo pesanti. Di qua. Maledette missive! Non avrei mai dovuto spedirle all'ambasciatore. Adesso Cesare mi ucciderà. Benvenuto a casa di mio fratello Francesco. Grazie a Dio non è qui. Non ci parliamo da quando ha saputo delle lettere. Che cos'è che volevate? Il banchiere di Cesare. Giusto. Devo presentarmi con il denaro. Il problema
è che non ne ho. Vedrete il banchiere? Dove? Lo saprò quando sarò lì. Io vado in uno dei tre luoghi e i suoi amici mi portano da lui. Vi porterò il denaro che gli dovete. Sul serio? Dovete smetterla, però. Così mi date delle speranze.